Parlate della mafia, parlatene alla radio, in TV, sui giornali, però parlatene, perché se la gioventù le negherà il consenso, anche l'onnipotente mafia svanirà come un incubo. Così parlava Paolo Borsellino, il giudice che il 19 luglio del 1992 perse la vita, ucciso dalla mafia, in quella che passò alla storia come la strage di Via D'Amelio. Ogni anno a Pescara si ricorda la figura di questo importante magistrato che fece parte del pool antimafia insieme a Falcone, ma anche Di Lello e Guarnotta, pool antimafia coordinato da Antonio Caponnetto. Se ne è parlato anche oggi nel corso della 25esima edizione del premio Borsellino, che si è conclusa questa mattina con la cerimonia di premiazione all'interno dell'auditorium Flaiano di Pescara e che ha visto il coinvolgimento di numerosi studenti delle scuole abruzzesi, perché a loro principalmente è rivolto questo messaggio di lotta alle mafie attraverso i valori della democrazia, della legalità e della giustizia sociale. La scuola, è stato detto più volte anche dai premiati, dai protagonisti che si sono avvicendati sul palcoscenico del Flaiano, è il più acerrimo nemico della mafia, la scuola. Proprio agli studenti dunque si sono rivolti tanti protagonisti, giornalisti, magistrati, avvocati, anche parroci, ma semplicemente persone della società civile che lottano quotidianamente contro le mafie e che sono stati premiati nelle varie sezioni appunto del premio Borsellino che questa mattina è stato presentato da Graziano Fabrizi e Francesca Martinelli. Con la telecamera di Diego Martelli abbiamo realizzato alcune interviste che vi proponiamo di seguito. Carmelo Zuccaro, procuratore di Catania, anche lei tra i premiati di questa 25esima edizione del premio Borsellino. Com'è cambiata la mafia in tanti anni? Le mafie hanno una straordinaria capacità di adattarsi ai mutamenti sociali. Ci sono settori tradizionali che perseguono sempre le estorsioni attraverso cui si esprime il controllo del territorio, le usure eccetera, ma poi per esempio i giochi online, espressione di modernità, di capacità di adattamento. La mafia sa cogliere quali sono tutti gli affari, le occasioni più lucrose e ci si mette dentro con una diciamo così tenacia, una mancanza ovviamente di qualsiasi tipo di pregiudizio, che li porta spesso a raggiungere dei risultati importanti. Il nostro dovere è quello di coprire questi mutamenti sociali, questi mutamenti anche nel modo di procedere, ma sono mutamenti che sono in realtà legati al fatto che la mafia ha una grande vocazione affaristico-imprenditoriale e in realtà l'ha avuta sempre. Quando un tempo l'economia era dominata dall'agricoltura, la mafia era profondamente presente nell'economia agricola. Adesso è ancora presente nell'economia agricola, è presente nella grande distribuzione, è presente soprattutto nel commercio dei prodotti ortofrutticoli, ma è presente anche in tanti altri settori, di servizi essenziali, quello della raccolta dei rifiuti, i servizi sanitari. Sa essere sempre presente laddove ci sono profitti da ritrarre. E oggi con il piano nazionale, il PNRR, è particolarmente importante cercare di bloccarla, impedire che le risorse pubbliche vengano deviate verso interessi mafiosi. Don Maurizio Patriciello, parroco del Parco Verde di Caivano, oggi ha ricevuto un premio che è un attestato a quanto fin qui fatto alla lotta contro la mafia. L'unica risposta è veramente stare insieme. Il generale dei carabinieri ha bisogno di ascoltare il parroco di un quartiere che sta là 24 ore al giorno a vivere quella situazione. Io ho bisogno di loro, i ragazzi hanno bisogno di noi. Loro non sono il futuro, a me non piace quando si dice che i ragazzi sono il futuro, loro sono il presente. Però per chiedere a loro di fare il loro dovere, cominciare dalle piccole cose, dobbiamo assicurare i loro diritti. Quindi in questo momento qua il mio quartiere vive un momento difficilissimo, è stato ucciso un ragazzo, è stato ritrovato dopo 15 giorni dalla sua scomparsa, domani mattina io dovrò benedire la salma alle 7 del mattino al Camposanto senza neanche il funerale. Ci aspettiamo un'altra risposta, questa notte è stato incendiato un furgoncino di un'associazione, tutto questo ancora ci inquieta, siamo preoccupati, molto preoccupati, e come ho detto prima il Parco Verde è un quartiere dove lo Stato, io ho detto non c'è, ma non c'è. Non è che non ci sono i carabinieri, attenzione, loro ci sono, ma sono così pochi che non ce la fanno a rispondere alla domanda del territorio. E poi lo Stato non è solamente le forze dell'ordine, è questa rete che si deve creare. Allora quando io dico lo Stato non c'è, se
in un quartiere piccolo come il mio ci sono 14 piazze di spaccio e vuol dire che queste persone stanno ancora là, mentre noi stiamo parlando stanno ancora a vendere la morte. Com'è possibile? Io mi ribello all'idea che lo Stato non possa mettere fine a questo scempio. Io credo, proprio perché credo nello Stato, che se lo Stato vuole può veramente mettere fine a questa tragedia e ridare alla gente di Parco Verde la dignità di essere umani. Io ho detto liberate i dannati del Parco Verde, lo ripeto anche attraverso la vostra televisione, per favore aiutateci a liberare i dannati del Parco Verde. Grazie. Leonardo Guarnotta, lei faceva parte di quel pool antimafia con Di Lello, Borsellino e Falcone che insomma è passato la storia per questa lotta alle mafie, a Cosa Nostra. Ai giovani cosa si sente di dire oggi? Vado sempre in giro in tutta Italia quando mi chiamano, come in questo caso. Ieri ho fatto due incontri con le scolaresche, un liceo scientifico e un liceo classico, e ai giovani dico soltanto questo. Capisco che per ora sono come una macchina che sta riscaldando il motore in garage, vanno a scuola, ma dopo entreranno nella strada della vita. E come giocheranno questa strada della vita? Giocheranno piena di ostacoli, perché tutti gli altri sgomitano per poter raggiungere quel stesso traguardo che vedono là in fondo. Allora è un momento di disperazione, è un momento in cui si pensa di non poter riuscire, uno si guarda in giro e allora vede a destra e a sinistra che c'è l'inizio di una bella strada asfaltata, illuminata, dove sopra c'è messo scorciatoia. Beh, non prendetela, non prendetela, perché alla fine la società ci sarà qualcuno che vi farà firmare una cambiale che poi dovrete pagare. In quel momento voi perderete la vostra autodeterminazione. Non sentirete più la dignità di essere cittadini ma sudditi. Perderete la vostra autodeterminazione. Non siete più padroni di voi stessi. Non potete più respirare, poi ripeto una frase famosa di Paolo Borsellino, quel fresco profumo della libertà che rifiuta l'olezzo del compromesso, dell'indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ecco, questo dico ai giovani, non abbiate fretta di raggiungere il vostro caso, perché quella scorciatoia forse non sempre vi farà raggiungere il risultato, ma poi lo pagherete. Francesco Oliva, vescovo antimafia di Locri, cosa significa oggi parlare di mafia? Beh, io penso parlare di mafia significa parlare di una parte, per fortuna non grande parte della nostra società che è malata e che ha bisogno di essere ripresa e riportata a quel percorso di legalità che fa sì che diventiamo una comunità. La comunità ha bisogno di essere liberata da questa schiavitù, soprattutto da questa mentalità, la mentalità mafiosa che fa tanto danno veramente oggi, mettendo l'io al posto di quello che invece è il bene comune che rende grande le nostre comunità. Impegnarsi sul campo tutti i giorni significa anche sconfiggere la paura. La paura affiora certe volte, però bisogna saper osare, bisogna avere coraggio e io credo non bisogna pensare a questo, bisogna fare i propri percorsi con coerenza, con impegno, sforzandosi soprattutto di avviare un discorso culturale di formazione delle coscienze. La manifestazione di questa mattina è stata molto bella, ci ha offerto tante di quelle indicazioni su questa linea che possono aiutare nel prosieguo.